David, David Parenzo contro Alessandro Zino. David Parenzo. David Parenzo contro Alessandro Zino. È scoppiata una nuova guerra. È scoppiata una nuova guerra tra i palestinesi e Hamas. Gli israeliani, lo Stato di Israele. E c'è stata una discussione tra David Parenzo e Alessandro Zino. Io questa discussione l'ho letta sul web e ve la metto. E ve la metto con i link riassunto del web. Sembra che David Parenzo voglia querelare Alessandro Zino. Allora vediamo un po' com'è la situazione, perché è una situazione molto molto intricata e la matanza cerca di risolverla. Serafino la sua, eccolo qua Serafino, eccolo qua. Allora il professor Alessandro Zino attualmente si è schierato dalla parte dei palestinesi. Dei palestinesi, non dalla parte degli ebrei. Va bene? E ha litigato con David Parenzo, perché David Parenzo mi pare che sia un ebreo. E si è schierato dalla parte degli ebrei contro i palestinesi che hanno attaccato Israele. Sono volate parole grosse, parole molto grosse, parole molto, molto grosse. Di me sembra che David Parenzo voglia portare in tribunale il professor Alessandro Zino. Il fatto è, però, che per quanto riguarda la guerra in Ucraina, Alessandro Zino invece si è schierato contro l'Ucraina e a favore della Russia, e David Parenzo si è schierato a favore dell'Ucraina e contro la Russia. È una situazione molto strana, perché come ebreo David Parenzo ora si è schierato dalla parte di Israele contro i palestinesi di Hamas, però circa la guerra in Ucraina David Parenzo si è schierato dalla parte dell'Ucraina contro la Russia. Invece come ebreo David Parenzo si doveva schierare dalla parte della Russia contro l'Ucraina, perché la Russia sta facendo un'operazione speciale che vuol dire denazificare l'Ucraina. Chiaro David Parenzo, chiaro. Invece Alessandro Zino si è schierato contro l'Ucraina e dalla parte della Russia, perché Alessandro Zino sa che la Russia sta compiendo un'opera di denazificazione dell'Ucraina, perché dentro l'Ucraina ci sarebbe tanta simpatia per la croce uccinata. E dire croce uccinata vuol dire Shoah. E dire Shoah vuol dire 6 milioni di ebrei europei portati nei lager, poi nelle camere a gas, e poi nessun uniforme crematori. La situazione integrata. A questo punto ci vuole l'intervento di Serafino Massimo. Cioè Alessandro Zino e David Parenzo devono affidarsi a Serafino Massimo. Será
arriva fino a Massoni, prende David Parenzo e Alessandro Musi e li fa abbracciare, li fa abbracciare perché sono tutti e due antinazisti, ma si devono mettere d'accordo, capito? David Parenzo, lascia stare, non lo portare in tribunale. Alessandro Musi, cercate di volervi bene, capito? Affidatevi a Serafino Massoni, che è una persona saggia, e Serafino Massoni vi farà capire da che parte dovete stare, ok? A tutti voi, tanti cari saluti. Ma Serafino Massoni.